Vitalizio a moglie di boss, indignazione e rabbia, è uno schiaffo alla memoria dei nostri cari. Così Carmen Del Core, presidente familiari vittime innocenti della Camorra, parenti di un affiliato al clan Gionta, hanno intascato il sussidio per 15 anni. Cala indice di positività, la nuova sfida di De Luca, un progetto da 65 milioni di euro per realizzare l'ospedale unico della costiera sorrentina. Il governatore ha presentato il nuovo piano operativo, intanto diminuiscono i contagi, ma ci sono 17 vittime. Napoli, giudice non crede all'avvocato di colore, il nigeriano Hilary Sedu, 34enne, iscritto all'ordine degli avvocati di Napoli, si è visto chiedere da un giudice onorario se fosse laureato e di esibire il tesserino. Lui presenta un esposto e commenta: non è razzismo, solo idiozia. De Luca Junior ad 8 channel, ho vissuto un incubo, l'ex assessore del comune di Salerno, ospite di Punto di Vista dopo il TG Sport, ricostruisce la sua vicenda personale, nata da un video costruito ad arte, e verso il voto per le amministrative annuncia pronto a dare una mano. Dopo la madre il Covid uccide anche la figlia, l'ultima vittima nel Sannio è una 66enne di Apice. 13 giorni fa era morta anche la madre, sempre presso i padiglioni Covid del San Pio. Apprensione anche per i contagi registrati in alcune scuole per l'infanzia. Avellino, rapina in centro e allarme criminalità. Due banditi armati fanno irruzione in un negozio di telefonia di Viale Italia, impossessandosi dell'incasso di 2.000 euro. Paura per le dipendenti e la titolare che racconta esperienza terribile. Buonasera, bentrovati con l'informazione regionale del canale 696 TV 8 Channel. Abbiamo appena seguito insieme i nostri titoli e, come avete sentito, parliamo del caso, del vero e proprio caso scoppiato sul vitalizio percepito per 15 anni da moglie e suocera di un affiliato del clan Gionta. Scoppia la polemica per il deputato PD Paolo Siani, necessario procedere sul piano normativo. Polemiche e sdegno dopo l'operazione della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, che ha sequestrato beni per 166.000 euro alla moglie e alla suocera di un affiliato del clan Gionta. Per 15 anni hanno ricevuto indebitamente il vitalizio riservato alle famiglie delle vittime della criminalità organizzata. Le donne avevano avuto accesso al beneficio perché moglie e figlia di una delle 8 persone uccise nella strage di Sant'Alessandro del 1984 nell'ambito di una faida tra clan a Torre Annunziata. La figlia della vittima della Camorra però ha poi sposato un elemento di spicco del clan Gionta, circostanza che escludeva dunque lei e la madre dal vitalizio, che però hanno continuato a ricevere. Siamo indignati, è uno schiaffo alla memoria dei nostri cari e al loro sacrificio, il commento di Carmen Del Core, presidente del coordinamento campano familiari delle vittime innocenti della criminalità, che precisa: continueremo a portare avanti il nostro impegno per chi ne ha diritto. Per Paolo Siani, deputato del Partito Democratico e fratello di Giancarlo Siani, giornalista assassinato dalla Camorra, necessario procedere sul piano normativo a tutela dei tanti familiari di vittime innocenti della criminalità che incontrano ai fini dell'ottenimento del vitalizio numerosi ostacoli, pur essendo del tutto estranei ai clan. Sulla vicenda serve un'inchiesta per Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania, e l'ennesima beffa allo Stato Chiosa, il cui welfare è stato messo al servizio dei criminali. E adesso l'approfondimento sui dati del coronavirus. Calano i contagi, positività indice al 7%, 17 vittime. E intanto c'è la nuova sfida del governatore De Luca, quello di realizzare l'ospedale unico della costiera sorrentina. Ha ricordato come la Campania abbia previsto una spesa complessiva di 1.300 milioni per mettere a nuovo l'edilizia ospedaliera regionale. Ed ora si mantiene la promessa per realizzare l'ospedale unico della costiera sorrentina. A Palazzo Santa Lucia Vincenzo De Luca annuncia la svolta per la struttura sanitaria e, con i sindaci del territorio, auspica tempi certi per portare a termine l'intervento. Una giornata importante per diversi motivi. Primo, perché abbiamo dimostrato di essere un governo che mantiene la parola e l'impegno dato, e dunque l'ospedale unico della penisola sorrentina si farà. L'attuale ospedale, le attuali strutture rimarranno, ma saranno rifunzionalizzate. Avremo un progetto che avrà anche delle complessità, ma tuttavia è sicuramente la nostra portata fare un intervento che abbia dei tempi di realizzazione congrui.
non biblici. De Luca ha elogiato l'unità dei sindaci dell'area, da Vico Equense a Meta, da Sorrento a Massa Lubrense e Positano fino a Sant'Agnello, dove sorgerà la struttura da 250 posti letto. Intanto resta alta l'attenzione sul fronte Covid. Il governatore sta seguendo con attenzione l'evoluzione del contagio nella sua città. In un giorno a Salerno si sono registrati ben 92 casi, il triplo rispetto al solito. Su base regionale è in calo l'indice di positività al di sotto dell'8%. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi si registrano 1.539 infetti e 17 vittime. In ribasso anche i ricoveri in terapia intensiva. E adesso parliamo del caso di Ilary Sedu, un avvocato che al Tribunale dei Minori di Napoli si è visto chiedere dal giudice onorario il tesserino. Si tratta di un avvocato di colore, scoppia il caso e lui commenta: non è solo razzismo, ma pure idiozia. Una lunga carriera forense, è stata anche la prima persona di colore ad entrare nel consiglio di un ordine professionale italiano. Ilary Sedu si è fatto conoscere e apprezzare non solo dal mondo dell'avvocatura napoletana. Eppure durante un'udienza al Tribunale per i Minori di Napoli, l'avvocato ha ricevuto delle richieste insolite da parte del giudice onorario. Prima di mostrare il tesserino, poi è stato messo in dubbio il fatto che fosse laureato. Adesso l'avvocato partenopeo è pronto a presentare un esposto formale. Quel giudice, secondo Sedu, andrebbe rimosso. Stavo per discutere una causa quando d'improvviso questo magistrato mi dice esibisca il tesserino. Esibisco il tesserino come giusto che sia e poi mi dice sei avvocato e io rispondo di sì. Dice avvocato con la laurea e rispondo altrettanto di sì. E quindi lì ho capito che effettivamente lei avesse dei pregiudizi per quanto riguarda la mia persona, magari non ha mai visto un avvocato di colore, e quindi mi è parso subito qualcosa di molto grave. Io sicuramente ho intenzione di presentare un esposto perché quella persona è assolutamente inadeguata a ricoprire l'incarico che svolge e soprattutto quella persona decide della vita di molte mamme e molti papà in merito alle loro capacità genitoriali, nonché in merito alla vita dei minori stessi. Adesso passiamo alla politica. Dopo l'incarico accettato con riserva, il professore Draghi avvierà le consultazioni. La strada sembra essere in salita per la formazione di un governo tecnico e i cittadini campani sono divisi sulle scelte che stanno avvenendo. Vediamo. È durato poco più di un'ora il colloquio con il presidente Mattarella, all'esito del quale Mario Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo tecnico. Draghi ha già incontrato i presidenti Fico e Casellati e l'ex premier Conte prima di dare il via alle consultazioni. Ma non tutti i partiti sono favorevoli all'ipotesi di un governo tecnico. Se Salvini e Meloni insistono per tornare alle urne, PD, Italia Viva e Forza Italia sembrano orientati a sostenere Draghi, a differenza dei 5 Stelle. E sono divisi anche i cittadini campani. Io non sono mai per i governi tecnici, io sono sempre per i governi politici che possono dare un'impronta ben precisa nell'azione di governo, quello che ci vorrebbe in una fase così delicata quale quella che stiamo vivendo. Speriamo che lavori bene, gli diano spazio, credito e soprattutto che non facciano cacciare tutte le forze politiche. È un personaggio importantissimo, ci mancherebbe, però credo che è la nostra politica che è finita, non c'è più ormai. L'unica persona seria che può salvare l'Italia. Noi abbiamo bisogno in Italia di persone serie e qualificate. Draghi non è una persona che fa delle scelte eccezionali, noi abbiamo bisogno invece di scelte eccezionali. La normalità è un traguardo che non è sufficiente per il nostro paese. Soddisfatto? Le piace come nome? Proprio assai. Avverto dell'ironia? Sì, certamente. Come mai? Perché? Cos'è che non la convince? In effetti è tutto quello che ha fatto Renzi, no? Ci ammazzano, i tecnici ci ammazzano, che non devono dare di conto a nessuno, quindi ci faranno nuovi. Dovete fare dei miracoli, è l'appello del nuovo arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, che lancia un duro monito ai politici. La povertà non è una categoria, è un volto, è una storia, è una presenza, è una vita. Dobbiamo ripartire tutti da lì. E più le istituzioni saranno capaci di essere solidali, più sarà possibile dare una svolta a questa nostra realtà.
Con i poveri, con gli ultimi, con i sofferenti, il nuovo arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, riserva parole severe ai politici, li sprona a fare la propria parte, li invita a fare miracoli per cambiare le cose, rendere migliore questo tempo, partendo dalle emergenze che nel primo giorno del suo nuovo ministero ha voluto incontrare personalmente. Ho trovato gente che vive la difficoltà della vita, ho trovato gente che sta facendo un'esperienza proprio della strada, però dico la verità, ho visto anche tante persone accorgersi di queste altre persone, ho visto delle persone prendersi cura di queste persone, ecco, è qui la forza, e Gesù lo ritrovi lì, in questa mano tesa, in questo aiuto, in questa forza che rimette la gente in piedi. Le mani tese di Napoli che lavorano silenziose, senza sosta, per il bene. Napoli ha tante mani tese, Napoli è bellissima e l'ho avuto modo proprio di toccare con mano. C'è gente che ci crede, che si sta mettendo in gioco, che crede nel valore e nella bellezza della vita, che è soprattutto capace di, nella gratuità, di darsi agli altri per aiutare le persone a rimettersi in piedi. Confronto con tutti, gli scali di Napoli e Salerno lavoreranno insieme senza farsi concorrenza. Parola di Andrea Annunziata, il nuovo presidente dell'autorità di sistema del Tirreno centrale, appena fresco di nomina del ministro De Micheli. L'ultimo atto di Paola De Micheli da ministro delle infrastrutture è stata la nomina di Andrea Annunziata alla guida dell'autorità di sistema del Mar Tirreno centrale, provvedimento arrivato dopo un percorso contraddistinto dal gradimento unanime delle forze politiche sia alla Camera che al Senato. Annunziata ha le idee chiare sulle sfide che attendono gli scali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Io parto non da dove ho lasciato, io parto da un modo di lavorare che visto negli anni è stato sempre utile, il confronto con il territorio. E qui non solo non c'è tempo da perdere, ma bisogna essere seri al 100%. La pandemia ha scoperchiato ancora di più una pentola che era ormai piena, colma di problemi. Il corridoio 5 che parte dalla Scandinavia e arriva alla Valletta e vede la Campania inserita a pieno titolo è una cosa importante, perché con questo corridoio e con le zone economiche speciali e con le infrastrutture da completare e da fare, noi possiamo avere la perfezione nel settore della logistica. Non c'è concorrenza tra i porti della Campania, specialmente tra Napoli e Salerno, anzi possiamo crescere sempre di più perché abbiamo un'offerta turistica che nessun'altra regione nel Mediterraneo ha. Ci dobbiamo dar da fare tutti, abbiamo in mano uno strumento per dare risposte a tanta gente che ha bisogno di lavoro. E adesso parliamo della rapina in pieno centro che si è consumata oggi ad Avellino, ad 8 Channel, le parole della proprietaria del centro di telefonia che dice: il rapinatore mi ha minacciato con una pistola. Tanta paura in centro ad Avellino. Questa mattina due banditi hanno messo a segno una rapina nel negozio di telefonia Wind 3 Store di Viale Italia. Mancava poco all'una quando due persone con il volto scoperto e armati di pistola hanno fatto irruzione nel negozio di cellulari. All'interno c'era la titolare e una sua amica, intenti a chiudere casse saracinesca. Uno dei due si lancia sul retro del negozio dove c'è la cassaforte. Tanta paura per la titolare, che ha avuto il coraggio di reagire. All'istinto mi diceva di salvare il salvabile, perché comunque diciamo che il danno che potevamo subire era maggiore rispetto a quello che effettivamente abbiamo subito, perché sono riusciti solo a prendere i soldi dal mio portafoglio che avrei dovuto versare in banca ed erano circa 2.000 euro. E ad un certo punto ho finto un malessere, mi sono lasciata cadere a terra. Diciamo che ho cercato di prendere tempo e di cercare di capire cosa fare, quindi sì, ho trovato delle scuse per non aprire la cassaforte, ho detto di non avere le chiavi, facevo finta di cercarle e non l'ho aperto. Questo pomeriggio il negozio di Viale Italia è rimasto aperto. Fortunatamente sì, diciamo che mi sono ripresa abbastanza, comunque il lavoro è importante, non posso abbandonarlo né tantomeno posso avere paura di continuare a fare il mio lavoro.
Mesi difficili che l'hanno segnato sul piano personale, che sono stati raccontati nel libro da poco uscito in libreria. Roberto De Luca racconta al direttore di 8 Channel, Pierluigi Melillo, le vicissitudini politiche e personali dopo l'inchiesta della magistratura e le dimissioni da assessore al comune di Salerno. E sul ritorno in campo alle prossime elezioni dice: non ho ancora deciso, ma sono pronto a dare una mano. Uragano è il titolo del libro edito da Rubettino e nelle edicole da qualche giorno. Titolo eloquente per raccontare la vicenda politica e giudiziaria che lo ha coinvolto. Roberto De Luca, ex assessore al comune di Salerno, è stato prosciolto dopo mesi di quello che ha lasciato intendere fosse un calvario soprattutto personale, prima ancora che politico. E nel volume ripercorre quei momenti difficili tra le dimissioni dalla carica per rispetto alle istituzioni e la necessità di riannodare i fili di un percorso interrotto bruscamente dopo l'inchiesta della procura, dopo il video montato da Fanpage. Temi che il secondogenito del governatore ha affrontato nel corso della trasmissione Punto di Vista con il direttore di 8 Channel 696 Pierluigi Melillo, nel corso della quale ha lasciato intendere che è pronto, qualora si verificassero le condizioni, a tornare all'impegno politico attivo alle prossime amministrative di Salerno. Non ho deciso, ripeto quello che ho detto già in altre occasioni, credo nella logica di squadra, che poi è quella che mi ha portato anche al gesto che ho fatto, quello delle dimissioni. Se ci sarà bisogno, possibilità di un contributo, lo darò volentieri, e se noterò anche io stesso alcuni comportamenti scorretti, non nei confronti miei ma nei confronti della città e dell'amministrazione, se qualcuno rischia di far entrare, come dire, i mercanti nel tempio, in quel caso probabilmente farò qualcosa di più concreto, però ripeto, siamo ancora in una fase preliminare, quindi non c'è bisogno di affrettare i tempi. Adesso l'emergenza coronavirus, nel Stagno ancora morti, muore una 66enne di Apice, 13 giorni fa era morta anche sua madre, sempre di coronavirus. Erano entrambe state ricoverate a Rummo di Benevento a causa del Covid e alla fine di gennaio era morta la madre di 89 anni. Oggi purtroppo la stessa tristissima sorte è toccata anche la figlia, che di anni ne aveva 66. Entrambe erano di Apice. Il Covid nel Sannio continua dunque a mietere vittime. Salgono i decessi presso il nosocomio Sannita con ben 202 persone che non ce l'hanno fatta al Rummo dall'inizio della pandemia. Continuano inesorabili a crescere anche i contagi, resta la preoccupazione per la situazione nelle scuole, specialmente in quelle dell'infanzia. Dopo San Marco dei Cavoti, Telese Terme, chiusa anche la scuola per l'infanzia Pascoli di Benevento. Siccome la collaboratrice scolastica fa da supporto ai bambini, li porta nel bagno, li accolgono all'ingresso, è difficile tracciare, allora in quel caso lì si è ritenuto di lasciare tutti i bambini che potevano potenzialmente aver avuto un contatto con questa collaboratrice scolastica di tenerli anche loro cautelati per un certo numero di giorni, che sono quelli previsti dal protocollo. La speranza ora per il mondo della scuola sono i vaccini. Nel momento in cui si arriverà a una campagna vaccinale per tutto il personale della scuola, allora le cose sicuramente miglioreranno, perché per me la vaccinazione per il personale della scuola deve essere a tappeto. Covid, muore turista americano di 54 anni al Moscati, poche ore prima un'altra vittima, intanto una nuova impennata di contagi e preoccupa il caso di Montoro. Coronavirus, risale la curva dei contagi in Irpinia, 75 le nuove persone risultate positive al Covid e sono due i morti in poche ore al Moscati di Avellino. Si tratta di un 90enne di San Martino Valle Caudina e di un 54enne americano che presentava altre patologie. L'uomo, un californiano in vacanza da alcuni parenti, era stato ricoverato lo scorso 4 gennaio, oggi il decesso. Ma intanto preoccupa l'impennata di contagi nel capoluogo, dove sono 8 i nuovi positivi. Le cose non vanno meglio a Montoro, dove nuovi casi nelle ultime 24 ore sono ben 14. Tre mini cluster isolati tra loro che hanno innescato una serie di contagi a catena in alcuni nuclei familiari. Tre le frazioni interessate, Torchiati, Borgo e Banzano. In uno dei casi a scatenare l'infezione sarebbe stato un momento di convivialità e ritrovo in occasione di una festa di 18 anni celebrata in una masseria in concomitanza della tradizionale uccisione del maiale, usanza tipica del mese di gennaio nelle aree interne della Campania. Ma il consiglio ieri Antonello Cerrato assicura: la situazione a Montoro è sotto controllo. Ci sono stati
dei piccoli focolai circoscritti in nuclei familiari in soprattutto tre frazioni che nella scorsa settimana sono esplosi numericamente, ma adesso siano abbastanza circoscritti e controllati. Noi abbiamo il vantaggio di avere un drive-in all'uscita dell'autostrada. Ci stiamo subito attivando con una task force potenziata in queste ore per monitorare la situazione, che ripeto è sotto controllo. Non ci dimentichiamo che è vero che sono 129 casi registrati, ma è anche vero che è una popolazione di 20.000 abitanti. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per disastro colposo in seguito alla frana accaduta ieri ad Amalfi. Oggi il perito ha effettuato anche il primo sopralluogo. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo per disastro colposo in seguito alla frana caduta ieri mattina ad Amalfi. Già oggi il consulente tecnico incaricato ha effettuato un sopralluogo nell'area interessata dal crollo per appurare le cause che hanno provocato lo smottamento. Due anni fa, come denunciato dall'ex sindaco Antonio De Luca, quel costone era stato già interessato da lavori di consolidamento. Gli inquirenti dunque vaglieranno tutte le ipotesi per verificare se l'evento franoso poteva essere o meno evitato. Intanto la costiera amalfitana resta spezzata in due. Da ieri sono stati attivati collegamenti via mare per bypassare il tratto di strada distrutto dalla frana. I tempi per la riapertura della statale 163 rischiano di essere molto lunghi. I lavori di ripristino verranno effettuati attraverso un accordo quadro che consentirà di velocizzare l'iter, ma prima dovrà essere messo in sicurezza il costone. Sabato nei locali del Genio Civile si terrà un incontro con il presidente Vincenzo De Luca per stabilire il piano d'azione. Intanto il comune di Minuri è pronto a lanciare un progetto pilota per la mitigazione del rischio idrogeologico, un fenomeno che secondo gli esperti va fronteggiato. Manutenzione, monitoraggio e prevenzione, aggiungerei, e più attenzione nelle procedure burocratiche. Questo mix di concetti dovrebbe essere un po' meno articolato e più concreto. E adesso andiamo a Napoli, la città che non smette mai di rendere omaggio a Diego Armando Maradona. Vediamo. Dai murales più famosi, diventati vera e propria meta di pellegrinaggio allo stadio che il comune ha deciso di intitolargli, si moltiplicano a Napoli le iniziative in ricordo di Diego Armando Maradona. Poco più di due mesi dalla scomparsa del Pibe d'Oro nel capoluogo partenopeo, i cittadini continuano ad omaggiarne la memoria. Un legame indissolubile tra Napoli e il numero 10 che è possibile ritrovare anche nelle più svariate forme d'arte e nelle varie opere a lui dedicate, come il nuovo disegno apparso oggi a Napoli. Un omaggio in questo caso non solo a Maradona ma anche al suo avvocato Angelo Pisani, autore del libro L'Avvocato del Dios. Un omaggio sia a Diego Armando Maradona che all'avvocato Angelo Pisani che ha scritto questa arringa su Diego. E dunque un omaggio questa volta alla persona più che al calciatore, all'uomo e alla sua storia, proprio come l'arringa in difesa di Diego Armando Maradona scritta dall'avvocato Pisani nel suo nuovo libro. Ho letto il libro fondamentalmente, mi è piaciuto moltissimo, che non sono molto affezionato allo sport, però sono molto affezionato alla figura di Maradona in quanto uomo ribelle nella vita, per tutto quello che ha passato e per come ha chiuso la sua vita, dopo tutto quello che ci ha regalato, non sia a noi che all'Argentina. Ha risposto alle domande del giudice, si è difeso l'imprenditore di 57 anni di Benevento, arrestato lunedì nell'ambito di un'inchiesta su un giro di riciclaggio di denaro sporco. L'indagato ha respinto le accuse di riciclaggio ed intestazione fittizia di beni che gli sono state contestate. Ha ripercorso le tappe fatte, partendo dal 1994, dal bar gestito al mercato dalla moglie, fino agli altri locali, pizzerie e punti di ristoro che sono stati sequestrati. Attività commerciali acquistate, si è difeso non con i proventi derivanti da rapina, usura, estorsione e spaccio di droga, come affermano gli inquirenti, ma attraverso prestiti bancari di amici e cambiali. Cambiamo argomento, RSA protette nelle aree interne dopo la bufera dei mesi scorsi. In campo ASL Istituto Zooprofilattico di Portici, superata anche la fase 2 del vaccino, ad Ariano il centro Minerva diventa Covid free. Tutto come da cronoprogramma da parte dell'ASL, di concerto con il commissario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri.
si completa l'iter vaccinale anti-Covid nell'RSA. Le residenze sanitarie per anziani che hanno pagato il prezzo più alto della pandemia. E c'è anche chi, come il Centro Minerva ad Ariano, con notevoli sacrifici, fiducia e determinazione, è riuscito a vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. Al di là della negatività di tutti gli operatori, di tutti gli ospiti, con oggi finalmente mettiamo un punto fermo e quindi tra 7-10 giorni potremo finalmente dichiararci fuori da questo tunnel. È un lavoro fatto in equipe con lo sforzo di tutti e anche di tutti gli operatori del Centro Minerva e finalmente, come dicevo prima, riusciamo a ripartire. Dopo il personale sanitario e gli ospiti dell'RSA si procederà con la vaccinazione degli ultra ottantenni, ma un dato importante è anche la ripresa delle attività di riabilitazione. Noi già abbiamo ripreso chiaramente sia i ricoveri che le attività ambulatoriali, ma soprattutto adesso è un motivo in più per invitare chiaramente tutta la nostra utenza storica, invitandoli ad entrare con sicurezza e massima fiducia nella struttura. Siamo pronti, sempre con la nostra massima professionalità, ad offrire il meglio. Restiamo in Serie A, passiamo al Benevento, doppio allenamento di seduta appunto in vista del match contro la Sampdoria e Inzaghi è pronto a tornare al 4-3-2-1. Doppia seduta di lavoro per il Benevento verso il match di domenica in programma al Vigorito contro la Sampdoria. Per i sanniti sarà il terzo lance match stagionale. I due precedenti sono stati più che positivi per la truppa allenata da Inzaghi, con i successi in trasferta conquistati con Fiorentina e Cagliari. Probabile che il tecnico piacentino tornerà al 4-3-2-1 contro Torino e Inter. Le varie assenze l'hanno portato a prediligere il 3-5-2, ma con i rientri dei vari Schiattarella, Sau, Caldirola e le condizioni in crescita di Iago Falche e Viola potranno permettere alla strega di tornare con la difesa a 4. I giallorossi saranno chiamati a migliorare i numeri fatti registrare in difesa nelle ultime 4 partite, nel corso delle quali hanno incassato 14 gol. Inoltre, dopo gli arrivi di De Paoli e Gaic, non è escluso che il club sannita possa pensare di attingere dal mercato degli svincolati per completare al meglio la rosa. Un'ipotesi al momento difficile, ma se si presenterà una buona opportunità verrà attentamente presa in considerazione. Lavora anche la Sampdoria in vista del match del Vigorito. I blu cerchiati hanno svolto una seduta tattica, tutti a disposizione per Claudio Ranieri, a eccezione di Gabbiadini che è stato impiegato in un lavoro differenziato. È tornato Candreva dopo il permesso concessogli negli ultimi giorni. E adesso passiamo alla Serie B, scatta il conto alla rovescia per Salernitana, Chievo, Verona. Ci racconta tutto Filippo Notari. La settimana che porterà la Salernitana al big match con il Chievo Verona non è iniziata nel migliore dei modi per Fabrizio Castori. Sul prato del Mary Rose il tecnico ha dovuto fare la conta dei disponibili, in quanto diversi calciatori sono rimasti in infermeria. Un'emergenza che ha colpito le corsie esterne. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Kupic ha evidenziato un'elongazione al bicipite femorale. Dormisi invece ha riportato una lieve lesione. L'esterno arrivato dalla Lazio aveva accusato qualche problema durante il match di Reggio Calabria, ma poi sembrava essersi ripreso. Gli esami effettuati però hanno evidenziato una piccola lesione che con ogni probabilità lo costringerà a saltare il match della Rechi. Da valutare invece le condizioni di Cicerelli e Gondo. Il primo al Granillo era uscito per un risentimento muscolare. La risonanza ha dato esito negativo, ma oggi ha svolto un lavoro differenziato. Insieme a lui c'era anche Gondo, che ha le prese con una lombalgia. Entrambi saranno monitorati dallo staff medico per capire se riusciranno ad essere o meno della partita. Se le cose dovessero restare così, Castori potrebbe lanciare sulla sinistra Jarosinski. Il polacco a Pescara ha giocato con continuità e sabato potrebbe fare il suo esordio bis con la maglia della Salernitana, proprio contro la sua ex squadra, nella quale ha militato per 2 stagioni consecutive. Intanto in Serie C, turno infrasettimanale, prezioso pari alla Cavese, della Cavese a Bari, in vantaggio al riposo con Bubas, ripresa da Dursi nel secondo tempo, successi pesanti per Casertana e Paganese rispettivamente contro Potenza e Catanzaro.
Una liberazione. La Paganese festeggia il primo successo casalingo stagionale con una prestazione solida al Torre contro il Catanzaro. 3 punti d'oro per la corsa alla salvezza, ma soprattutto per garantire una fondamentale iniezione di autostima al gruppo, dopo 6 sconfitte consecutive e l'avvicendamento in panchina tra l'esonerato Erra e il subentrato di Napoli. Successo dedicato al compianto detto stampa Ciccio De Vivo. Il gol che decide l'incontro arriva a inizio ripresa e porta la firma di uno dei tanti volti nuovi approdati in azzurro stellato nel corso del mercato di riparazione, l'attaccante Raffini. Il 22esimo turno di campionato per le campane era iniziato con un'altra vittoria pesante, ovvero quella della Casertana al Pinto sul Potenza. A proposito di neoacquisti, la firma sul 5° successo nelle ultime 6 partite dei Falchetti porta la firma di Rosso. 3 punti che valgono l'aggancio al Palermo e alla Turris, che ha nel contempo imboccato il tunnel della prima vera crisi stagionale. A Viterbo matura la 3ª sconfitta di fila per i corallini, che dopo aver salutato il bomber Pandolfi ceduto al Brescia sembrano aver perso anche la spensieratezza che li ha catapultati da neopromossa in zona playoff. La gara si decide nella ripresa per effetto delle reti di Baschirotto e del sigillo sul 2-0 finale messo sulla partita da Tunkara. E in chiusura c'è il basket. In Serie A2 Napoli e Scafati non vogliono più fermarsi, caccia al 4° successo di fila per restare in scia della capolista Forlì. Scafati e Napoli scaldano i motori in vista della 17ª giornata del girone rosso di Serie A2. Sabato alle 20:30 gli azzurri saranno di scena a Latina, domenica alle 18 i gialloblu sfideranno in trasferta Chieti. Per entrambe sarà caccia al poker di vittorie consecutive per rimanere in scia della capolista Forlì, impegnata tra le mura amiche contro Ravenna. In Serie B è Salerno la squadra del momento, grazie al successo 88-72 al Pala Silvestri contro Cassino. La Virtus Arechi ha festeggiato la 70ª vittoria in Serie B. Il primo successo arrivò nel 2017 nel derby contro Battipaglia con il punteggio di 71-61. Da quel momento i blaugrana hanno inanellato vittorie su vittorie, un risultato raggiunto dopo 92 gare disputate in categoria. Un bottino di tutto rispetto. A fare da contraltare alla gioia c'è il dolore che accomuna il basket campano in lutto per la scomparsa di Pietro Pallonetto. Attraverso una nota congiunta alle società regionali di pallacanestro di Serie A2 e B maschile hanno espresso le più sentite condoglianze e rivolto alla sua famiglia un pensiero d'affetto e vicinanza. Con la morte di Pietro, arbitro con oltre 23 anni di militanza sui campi e 569 presenze in Serie A, il nostro movimento perde un prezioso punto di riferimento, un faro di passione e competenza, un gentiluomo amato e rispettato da tutti. Questo è il toccante ricordo congiunto. Da parte mia è tutto, grazie a Michele Urciolo in regia e buon proseguimento su 696 TV.